Ci sono Blinky, il fantasmino rosso, Pinky, quello viola, Inky, quello di colore azzurro ed infine Clyde, tutto arancione. E poi non poteva mancare Pac-Man, protagonista assoluto. Nelle campagne di Terra Nuova a Bracciolini è così sbucata questa coloratissima sorpresa. Ci troviamo lungo la provinciale Sette Ponti a pochi metri dal bivio casalino. Qui un misterioso artista, colori alla mano, ha trasformato 5 rotobelle nei protagonisti del noto videogioco giapponese, un vero e proprio simbolo degli anni 80, nei quali influenzò anche musica, arte e cultura. Semplici le regole del gioco: sfuggire ai fantasmini e mangiare i semini sparsi sul labirinto. L'artista ha lasciato anche una nota sulla sua opera. Sperando di non aver arrecato troppo danno, si legge: vi chiedo gentilmente di lasciare questa installazione per più tempo possibile. L'opera ha già suscitato l'interesse di chi passava da quelle parti, che si è fermato per scattare alcune foto.